Quando uno non si vuole bene, sceglie lo negativo per la sua vita. Molte persone frequentano altre persone con la stessa stima di se stessi. Se hai grande stima di te stesso, ti unirai con persone che hanno una stima indistruttibile. La stima attrae. Se hai una grande stima di te stesso, dirai: ho grande fiducia in me e in tutto quello che faccio. Invece, esistono altre persone che usciranno con te non per prenderti ciò che hai, ma per rubarti i tuoi sogni e le tue forze. Quando una persona non si ama, sceglie lo negativo per la sua vita. Quando una persona non si rispetta e valorizza, sceglierà le cose che la feriscono, sceglierà sempre lo negativo. Persone che dicono: perché a me mi toccano sempre i peggiori lavori? Attraggo sempre il peggio dalla vita. Sono sfortunato. Ogni volta che faccio una decisione è sempre quella sbagliata. È un mucchio di altre cavolate. Il fatto è che quando una persona non si vuole davvero bene e non pensa positivo, attrarrà il peggio per la sua vita. Dirà: sì, bene, però l'ho fatto bene, però, e così via. Vive frustrata perché non si valorizza né si vuole davvero bene. Una persona che maltratta un'altra persona non si valorizza ugualmente. Quando una persona si ama e si apprezza per quello che è, non tratterà mai male le altre persone. Abbiamo bisogno di imparare a lasciare le cattive abitudini, i cattivi pensieri, a lasciare nel passato ciò che ci ferisce. È ora di lasciare nel passato tutte quelle frasi che, anche senza rendertene conto, giravano nella tua testa. Ad esempio: non serve a niente, non puoi, è tutta colpa tua, sei incapace, e altre stupidaggini. Lasciale nel passato, queste frasi sono dannose per te e per le altre persone. Tutti siamo una calamita vivente, tutti attraiamo alle nostre vite persone e situazioni. Non volersi bene, non amarsi, attrarrà lo negativo. Continuare a seguire le parole del passato attrarrà negatività. Il fatto è che quella forza d'attrazione che tutti gli esseri umani hanno dipenderà direttamente dalla stima che abbiamo di noi stessi. Sii sincero, che cosa pensi di te stesso? Cosa senti di meritare? Il meglio o il peggio? Sforzati ogni giorno per raggiungere il massimo per la tua vita. Agisci correttamente per uscire da tutte le circostanze difficili. Non ti arrendere mai. Sforzati fino a quando non avrai raggiunto ciò che tanto desideri. Ogni giorno scegli come vivere e cosa vuoi pensare di te stesso. Oggi vuoi darti un po' di fiducia? Credi in te, inizia a lasciare le cose che ti feriscono iniziando ad amare te stesso. Non aspettare che gli altri si prendano cura di te, impara a farlo tu. Impara ad amarti, a curarti, a rispettarti, a pensare positivo, a parlare bene di te stesso, ad avere fiducia nelle tue capacità. Quando inizierai a farlo, il meglio arriverà nella tua vita. Le persone migliori, le migliori opportunità, perché avrai imparato a rispettarti, ad amarti, a prenderti cura di te. Relazionati con persone che portano vero valore alla tua vita, con coloro che dicono: tutto ciò che ti prefiggi puoi raggiungerlo.